Bentornata a tutti, siamo qui per una seconda parte di questo progetto che ho voluto creare. Questo progetto che serve appunto per aiutare i giovani compositori che, vabbè, pure io sono giovane, che si apprestano a diventare dei piccoli compositori, che vogliono sperimentare questo mondo. Io non lo sono di professione, non ho nessuna carta per definirmi così, però avendo scritto molte opere, marce, ho scritto in tutti i tipi di genere di musica, quasi tutti, posso aiutarvi dando dei consigli. Bene, in questa parte vedremo ciò che riguarda le marce o tutto ciò che riguarda la banda sinfonica, quella che suona per le processioni, per le feste così di piazza, la banda che fa i concerti. Bene, quindi vedremo come preparare una partitura o uno spartito. Vediamo in dettaglio questi sì, organici di banda. Allora, banda da concerto, ci riferiamo a una banda da concerto, cioè un organico molto grande. Vediamo. Quindi, se qualcuno vuole scrivere per una banda così piena di elementi, sarà un po' difficile riprodurla. Oppure se si ha intenzione di usare tutti questi strumenti, cerchiamo di evitare di dare a strumenti che poco si trovano in giro, se vogliamo che la nostra marcia venga suonata. Evitiamo di dare parti importanti a, per esempio, un flauto contralto, un secondo oboe, ma già l'oboe di per sé è difficile trovarlo, corno inglese, peggio andare. Fagotto, controfagotto, se non li troviamo nell'orchestra questi. Clarinetto in mi bemolle, clarinetti, vabbè ce ne sono a quantità industriale. Soprano, sax soprano è un po' più raro da trovare, baritono, bisogna trovare chi se lo vuole mettere addosso uno strumento così. Pesante, stesso vale per i bassi, però i bassi ci sono, bassi tuba. Arpa, qui è un po', bisogna andare a chiedere ai componenti di orchestre, come per il piano, qui si intende proprio una banda molto larga, trombe, flicorni, vabbè ci sono, corni, quattro corni, un po' difficile. Trombone basso anche è raro trovarli. Violoncello, vabbè. Timpani, percussioni, contro percussionisti, vabbè. Qui si possono. E quindi questa è una banda molto, molto larga. Invece una banda ridotta, serviamo che l'organico è molto più ridotto, però comunque abbiamo gli oboe, i flauti, l'ottavino è un po' più raro da trovare comunque, se mi fa caso, se volete mettete in pausa, lo segnate l'organico per la banda da concerto piccola. Sì, che più o meno gli strumenti sempre quelli sono. Okay. Poi abbiamo banda di ottoni, che non è, questa non credo sia flugel, non so cos'è, non credo che sia adatta per
fare le processioni, dato che sono solo ottoni e percussioni. Queste comunque da concerto. Ottoni e percussioni. Poi abbiamo banda scolastica. Vediamo. Però bisogna trovare nelle scuole chi suona l'oboe. Un po' difficile. Beh, del resto. Legni bassi. Timpani nuovi, spiano. Ok, banda solistica. Scusate le campane dietro, ma purtroppo ce le dobbiamo tenere. Come vedete, è una banda abbastanza larga, abbastanza piena di strumenti. Comunque sempre più o meno sempre quello strumentale, essendo G timpani è una banda da concerto, da capire questo. Ricordiamo che se ci sono i timpani, o xilofono, vibrafono, una banda da concerto, perché ovviamente non si possono trasportare. Qui abbiamo, questa è molto molto piccola, molto piccola, era banda solistica K5. Ok, quale sarebbe da preferire? Beh, io direi quella scolastica. Vediamo se dobbiamo aggiungere qualche strumento. Allora, i flauti se ne trovano, un po' raro, però si trovano. L'oboe un po' meno. Clarinetti 1 e 2. Questo è proprio nella media, perché io vedo in certe marce che ci sono clarinetto 1 A e B, clarinetto 2 A e B, ma non riconosco questa utilità. Due clarinetti possono bastare, poi un terzo che faccia o il primo e il secondo, ma i clarinetti non sono la banda. No, non si offendesse chi suona il clarinetto, eh? C'è tutta questa banda che deve suonare. Sax contralto, uff, ce ne sono parecchi. Sax tenore, legni bassi, non so cosa si intende, ma legni bassi non ce ne saranno, cioè clarinetto basso no. Sax basso, peggio andare di notte. Due trombe ci sono. Corno in fa si trova. Corno baritono, che può fare la. Credo che possa fare la parte di fricorno tenore o fricorno barito. Trombone, tuba. Timpani, no, togliamoli perché vogliamo pensare a una banda che deve suonare per le processioni. Tamburo tenore sarebbe il tamburo senza le corde, o i tamburi quelli da stadio. Cassa piatti e rullante. Ok, Glockenspiel. Ci sono alcune registrazioni di marce su internet che hanno il Glockenspiel. In registrazione si potrebbero pure usare, ma credo pure camminando, dato che non è molto grande come strumento. Io direi che si potrebbe aggiungere anche un trombone, ma no, anzi no, perché i tromboni sono pure più difficili da trovare. Comunque corno baritono può essere l'esatta sostituzione dell'euphonium o corno baritono, bombardino, come lo si vuole chiamare. Corno in fa, io direi di aggiungere un altro corno,
Offricorno contratto. Tuni. E assicuriamoci di mettere sempre uno strumento in mi bemolle all'accompagnamento, perché in fa è un po' raro. Invece se ne trovano molti di ricordi in mi bemolle. Due trombe. I corni, chi li mette sotto le trombe e chi li mette sopra, non capisco. Vabbè, si potrebbe aggiungere anche un secondo sax contralto, dato che ce ne sono molti, uno che faccia l'accompagnamento e uno nel controcanto. Un flauto, vabbè. Ok. Per chi usa Sibelius, qua possiamo vedere di mettere la configurazione tutta dalla pagina. Il tempo. I tempi usati nelle marce sono 4 quarti. Il tempo tagliato pure. Lo possiamo trovare famosa Mosè. Poi per le marce militari alcune ci sono i si ottavi come Hernani, Vita Gaia, se non sbaglio, e altre. Poi velocità della marcia sinfonica o militare, quello che è, diciamo che va un tempo allegro dai, non c'è un tempo, però dai 95 ai 120, questa più o meno è la soglia. Tonalità, io vi posso consigliare di usare una tonalità che aiuti tutti gli strumenti, nel senso, se i clarinetti di per sé portano do diesis, sarebbe, e i clarinetti fanno delle parti molto veloci, devono essere agili, li possiamo aiutare mettendo una tonalità in si bemolle maggiore, cioè con due bemolli. Così che non abbiano nulla, nessuna alterazione. E possiamo aiutare anche così il corno in fa e gli strumenti in mi bemolle. Poi titolo, vabbè. Titolo, compositore, paroniere, copyright, iscrizione. Ok, andiamo avanti. Non lo so, potrei anche dirvi quali strumenti utilizzare con Sibelius, con la libreria di Sibelius, perché altre librerie possiamo lasciarle di default. I flauto, dobbiamo stare attenti ai corni. Vi sconsiglio di usare il corno solo come strumento, perché c'è un suono proprio brutto, brutto, brutto. Quindi è preferibile usare il corni ensemble. Stesso vale per le trombe, però le trombe un po' di meno. La tromba solista già va meglio. Poi il trombone. Va bene così come sta, ma se è ensemble può andare anche meglio. La tuba ha dei problemi con lo staccato, però abbiamo tuba in si bemolle, in fa e un attimo che vado a controllare. La tuba in si bemolle ha più suoni, però sullo staccato sembra che abbia la sordina. Qui abbiamo la tuba in fa che ha lo staccato ed è pure più pulito. Altrimenti possiamo decidere di usare marching tuba ensemble fanfare, che è un insieme di bassi che ha lo staccato, però è
non è un suono molto caldo. Riguardo alla cassa, ai piatti, non si trovano da nessuna parte delle partiture con cassa e piatti separati, stanno sempre uniti e il rullante credo che vada sotto, la maggior parte lo mettono sotto cassa e piatti, che andrebbe in un solo rigo come percussioni. Ricordo che cassa e piatti possono leggere nello stesso rigo, però come livelli diversi. Uno suona sopra, che sono i piatti, e l'altro suona sotto, che è la cassa. Per esempio, facciamo un esempio. Vi mostro su questo rigo, ma dovrebbe essere su tutti e due. Nel senso che su un rigo ci dovrebbe essere cassa e piatti. Poi mettiamo secondo livello. Così. Ecco. Questa è la cassa da stadio. Si trova la cassa delle bande, quelle che si esibiscono negli stadi. E quindi così. Se vanno insieme le note possiamo lasciare la coda uguale a quella di sotto, altrimenti se vanno al contrario, così, o un controtempo, possiamo fare così, o anche così, ma è preferibile. Meno pause ci sono, meglio è. Cerchiamo di scrivere le note il più lunghe possibile, cercando di evitare di scrivere pause, almeno per le percussioni, perché gli altri strumenti non è la stessa cosa. Perché dobbiamo facilitare la visione dei musicisti, perché quando suonano, ricordiamo che camminano, devono guardare la strada, se devono guardare la fila, di stare in fila con gli altri, o eventualmente se il maestro ha detto di guardarlo per stoppare la banda o quant'altro. E quindi dobbiamo sempre cercare di usare delle ripetizioni, che adesso vi faccio vedere. Per esempio, questa battuta è così, per evitare che un musicista vada sempre a rileggere una stessa battuta. Ricorriamo alle ripetizioni di una battuta, così qua. Qui potrebbe starci solo uno, la stessa cosa. Oppure, se si tratta di ripetizione di due battute, questo è come se fosse teoria musicale, usiamo questo simbolo, due, o ancora. Usiamo questo. Questo è un po' più difficile trovarlo, però se vi serve, potesse servire, il simbolo è questo. Ok? Che dire più? Sappiate che in una marcia, maggior parte delle marce sono strutturate in una parte introduttiva che molto spesso viene ripetuta dopo altri canti che seguono questa parte introduttiva. Quindi, diciamo, una parte introduttiva, poi una parte di canto, spesso con un ritornello, oppure questa parte di canto, diciamo che qui ci sia un ritornello, qui c'è il canto, qui c'è il contro, c'è il canto più il controcanto. Pensiamo ad Afrodite, se qualcuno la ricorda, Santo Bramato, molte marce. Non guardate una battuta qui, diciamo che sono una serie di battute che contengono un canto.
quindi qui il controcanto. Come Afrodite ripete questo ciclo di questa sequenza, canto, controcanto per un'altra volta, e poi riparte da capo. Poi rifà un'altra volta altri canti con delle piccole introduzioni. E poi c'è un grandioso con a cui collaborano gli Ottoni, specialmente con degli arpeggi per gli armonici. E quindi poi ritorna da capo e per concludere viene creata una parte più leggera per poi passare a un maestoso molto forte oppure finale. Invece alcune marce sono dritte, senza ritornelli, per esempio quelle militari. No, anzi, scusate, non sono non dritte, non ripartono da capo. C'è una parte introduttiva, poi c'è un ritornello. Insieme al controcanto, poi c'è un altro canto, sempre però lo possiamo vedere anche la prossima volta. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Parleremo più in dettaglio delle marcia per marcia. Arrivederci.